Buonasera. Uno spettatore ha acceso il televisore in ritardo. Una delle domande che più comunemente il pubblico fa ai produttori di gialli o di film polizieschi è questa. Cosa si scrive per prima, la sceneggiatura o la musica? Nel nostro caso è sempre la musica di accompagnamento che viene composta per prima. Dopo che è stata scritta, riempiamo la colonna sonora di effetti speciali molto sinistri e poi viene assunto un autore che pensi le scene appropriate da accompagnare alla musica. Scene sommesse che coincidano con i passaggi più lugubri e scene di violenza che si accordino con i movimenti più chiassosi. E per finire guardiamo questo potpourri con un titolo che è composto solitamente di una o quattro parole che devono colpire l'attenzione ed essere anche provocatorie. Lo scopo del titolo è insieme quello di stuzzicare la fantasia e creare confusione. Adesso vi farò sentire come suona una delle nostre storie prima che venga scritta. Era soltanto una questione di parcheggio. Allora come va? Puoi stare tranquilla. Va molto bene, Catherine. Molto bene. Mi rimane ancora una settimana. Se non sbaglio, hai promesso che questi discorsi non li avresti più fatti. Voglio solo essere pratica. Una delle infermiere mi ha portato un libro, ma se non ho speranze di finirlo, non lo apro neanche. Magari continuo a leggermi le riviste. Il dottor Simpson. Riusciremo a trovarti un cuore. Puoi contarci, te lo dico io. E adesso pensa a qualcosa di bello. Dobbiamo tenere allegro il tuo cuore per qualche giorno ancora. Dopo passo a trovarti. Va bene. Ok. Terapia intensiva. Cercavo proprio lei. Stavo visitando Catherine. Ah, come sta? Ma, dottore, non si sente bene? Sì, sì, sto bene. Allora che c'è? Le vuole parlare il dottor Heller. Ci sono novità? Hanno trovato un donatore? Mi ha detto che la aspetta nel suo ufficio. Non la prenderà bene, glielo dico subito. Ma la scelta non tocca a lui. Siamo noi che amministriamo questo ospedale. Abbiamo preso una decisione. Non avrà in mente di tornare su questa decisione, vero? C'è un donatore? Ho una notizia buona e una cattiva. Mezz'ora fa mi hanno informato che riceveremo un cuore per il trapianto. Perché non me l'ho detto? Non glielo ha detto perché ci sono delle complicazioni. Cos'è? Ha qualche insufficienza? No, no. L'organo apparteneva a un giovane in perfette condizioni di salute, morto in un incidente d'auto un paio d'ore fa. Capisco. E allora qual è il problema? Conosce, vero, il signor Winters, il nostro direttore amministrativo? Sì, certamente. Ecco, la buona notizia, dottore, è che oggi in questo ospedale verrà eseguito per la prima volta un trapianto di cuore. La brutta notizia è che non sarà la sua paziente a ricevere l'organo, la signorina... Murphy. Ma e per quale motivo, scusate? Catherine è la prima in elenco per questo intervento. Il cuore andrà ad un altro paziente. Al signor Theodore Richardson. Ma come sarebbe? Non è possibile. E poi non c'è una persona che si chiami così da noi in cardiologia. Lo stanno trasferendo da un altro ospedale. Dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Non riesco davvero a capire. Lo so che Catherine è importante per lei. Ma l'ospedale ha dovuto prendere la decisione di operare il signor Richardson. Ma perché? Glielo spiego io, dottore. Un trapianto, specialmente se è il primo per un ospedale, qualche volta trascende le considerazioni mediche. Non è che facciamo favoritismi per il signor Richardson, ma era stato ricoverato nell'ospedale sbagliato. E quanto l'ho pagato questo privilegio? Le sue insinuazioni mi offendono. E va bene, glielo dico io come stanno le cose, tanto lo verrebbe a sapere. Il signor Richardson ha stanziato fondi per $2 milioni a favore del primo ospedale della città che eseguirà con successo un trapianto di cuore, a condizione che sia lui il paziente. No, io non riesco a credere alle mie orecchie. Quest'uomo praticamente compra un cuore. Direi piuttosto che ci dà la possibilità di comprare nuovi macchinari e strumenti per il nostro ospedale. Pagando con la vita di una ragazza, però, signor Winters.
Dottore, perché non vuole capire? Con i fondi forniti dal signor Richardson, l'ospedale potrà salvare la vita a centinaia di persone. Sì, certo, ma intanto questa povera ragazza è condannata a morte. Vede, noi sfortunatamente abbiamo sempre a che fare con la morte, dottor Burke. I pazienti muoiono ogni giorno tra mille sofferenze e nessuno merita un destino simile. Il nostro compito è curare nel modo migliore il maggior numero di persone. E per questo abbiamo deciso che sarà il signor Richardson a ricevere l'organo, anche se lei rifiuta di eseguire l'intervento. Dottor Heller, lei è un medico. Non gli permetterà di fare una cosa simile. Mi stia a sentire. Le consiglio di farla, questa operazione. Prima di tutto perché lei è il più qualificato. E poi aver salvato una vita le farà vedere diversamente quella che, a suo parere, è un'ingiustizia verso la signorina Murphy. E secondo lei cos'è? Parliamo di una ragazza molto buona e generosa. Dovrebbe essere felice di sapere che un'altra vita è stata salvata. Perché allora non gliela va a dare lei questa bellissima notizia? Mi piace tanto trovarti qui quando mi sveglio. Non ci sono novità? No. Ma non preoccuparti. Ce la faremo. Non sono preoccupata. Tutto succede per una ragione. La mia malattia mi ha permesso di conoscerti e ora so che sono destinata a vivere. Per te. Autorizzati all'atterraggio, vento da 200 gradi, 3 nodi. Ricevuto, vento da 200 gradi, 3 nodi. Volo TR-715 atterrato ai 36, liberate la pista a sinistra. Il dottor Jordan è atteso al reparto maternità. Il dottor Jordan. Sono il dottor Burke. Al reparto maternità. La signora Richardson? Sì. Sarò io a eseguire questo trapianto su suo marito. Avrei voluto presentarglielo, ma sta dormendo. Beh, lo vedrò più tardi. Per caso ha delle domande da farmi? Vuole sapere qualcosa? Non sono il tipo che pesa tanto le parole, dottore. Perciò, anche se rischio di offendere proprio lei che deve operare mio marito, le voglio dire subito quello che ho in mente. Mi dica. Ho parlato con il direttore amministrativo dell'ospedale, il signor Winters. Mi ha detto che qui lei è il più qualificato per eseguire l'operazione. Ma a quanto ho capito, non approva gli accordi che sono stati presi per il ricovero di mio marito. Gli accordi? È un po' edulcorata come espressione. Molti lo chiamerebbero un affare. E anche lei scommette? No. Per me si tratta piuttosto di un'elegante forma di ricatto. Mio marito è un grand'uomo. Gli istituti di beneficenza più importanti della città li ha fondati lui e ha sempre contribuito a mantenerli. Questo non gli dà il diritto di comprarsi il ricovero nel nostro ospedale, signora Richardson. Io direi proprio di sì, invece. Questa città, questo ospedale e anche lei, dottore, tutti gli dovete qualcosa. Mi sono impegnato a eseguire questa delicatissima operazione su suo marito e può starne certa, farò tutto il possibile per salvargli la vita. Ma solamente perché è mio dovere di medico, non perché io debba qualcosa a lui o a chiunque altro, mi spiego? E ora, se mi vuole scusare, devo andare a prepararmi. Dovrebbero portare il cuore a momenti, signora. Dottor Burke, amo quest'uomo più di qualunque altra cosa al mondo e pur di salvarlo potrei anche uccidere qualcuno. E forse è proprio questo che farà. Ma che diavolo fa? È impazzito! Scendete! Presto! Via, via, andiamo! Un colpo facile, facile. Non credo. Ho organizzato uno dell'ospedale. Per favore, no, ve ne prego, ditemi che non è vero. È proprio così, invece.
Beh, il paziente è già aperto, pronto per il trapianto. L'avete informata la signora Richardson? Sta per arrivare. Ma perché questo ritardo? Il cuore dovrebbe essere qui da più di mezz'ora. Mi dispiace molto, ma purtroppo siamo costretti a darle una notizia sconvolgente. L'organo destinato a suo marito è stato rubato. I ladri chiedono 2 milioni di dollari di euro. È una cosa pazzesca, incredibile. Senta, mi rendo conto che è difficile, ma deve prendere una decisione immediatamente. Il cuore deve essere trapiantato al più presto. Che ne pensa, dottore? Si può tardare un'ora, forse meno. Torno in sala operatoria, scusatemi. Quanto ha detto che vogliono? 2 milioni di dollari in contanti. Chiamo subito la nostra banca. Forse non è la strategia più giusta. Beh, se ha qualcosa di meglio da proporre per risolvere la situazione, perché non me lo dice? Questi sono gli investigatori Lewis e Simpson. Si occupano loro del caso. No, voi restatevene fuori, è molto meglio. Mio marito è stato sempre un benefattore per il dipartimento di polizia. Se volete aiutarmi, per favore non intervenite, almeno fino a quando l'organo non verrà recuperato. Ecco a lei, prego. C'è un proiettile nel ventricolo sinistro. Come hai fatto ad arrivare così presto? L'amore per i soldi è una grossa spinta, tesoro mio. E poi la voglia di te mi mette le ali ai piedi. E i soldi dove sono? Nella stanza accanto. Hai avuto problemi con Jacobs e Bennett? No. Si sono comportati da professionisti dall'inizio alla fine. Hanno preso la loro parte, mi hanno ringraziato e sono spariti. Ah, è finita, grazie al cielo. Beh, non del tutto. Devo dare ancora le dimissioni. Dovrò restare in servizio per altri 6 mesi. E dopo ti raggiungerò a St. Thomas. Io non ci conterei se fossi in te. Ma cosa vuoi fare? Me ne vado da sola. Ho passato gli anni più belli della vita a fare da infermiera a un vecchio di cui non mi importava proprio niente. Adesso voglio un uomo che mi faccia felice. No, anzi, ne voglio molti, naturalmente, più giovani, forti e pieni di salute. Cosa? Beh, allora il nostro... Il nostro amore è appassionato. Beh, in certi casi bisogna saper recitare. Ma stavolta non recito, ora vedrai. Te lo meriti. No! Oh.
Dottor Burke. Vorrei parlare un momento con lei. Beh, veramente è tardi. È una cosa urgente. Le prometto che non la tratterrò a lungo. Posso prepararmi qualcosa da bere? È stata una giornataccia. Vuole farmi compagnia? Sì. Ho bisogno anch'io di tirarmi un po' su. Whisky? Sì, grazie. Prima di tutto, io mi sento in dovere di chiederle scusa per come mi sono comportato con lei oggi pomeriggio. È stato un atteggiamento poco professionale. Ma eravamo tutti sotto stress. Sì. Sì. È molto difficile assistere a lungo una persona malata, lo so. È un peso veramente enorme. E quando arriva la morte a mettere fine a tanta sofferenza è quasi una liberazione. Certo, poi ci sono problemi pratici da affrontare. Se non sbaglio, tutto il patrimonio di suo marito andrà a vari istituti di beneficenza. Mi rimane la casa. Sì, naturalmente. Ma avere a disposizione un grosso capitale in denaro è molto meglio. Ted è venuto su dal niente. Diceva sempre che le cose bisogna guadagnarsele. Io sono ancora giovane, posso trovarmi un lavoro. Come infermiera? Non era questa la sua occupazione una volta? Sì, infatti. Sa, qualcuno mi ha detto che lei ha conosciuto suo marito quando gli è stata diagnosticata l'insufficienza cardiaca al County General, se non mi sbaglio. Sì, esatto, dottore. Mm-hmm. Comunque sarà difficile, immagino, tornare a un lavoro tanto duro, abituata com'è al lusso, alle comodità. E mi sembra incredibile che una donna forte, capace di imporsi, come lei, si lasci portare via tutto senza combattere. Sì, mi sorprende che non abbia trovato il modo di entrare in possesso dell'eredità. Mi spiega dove vuole arrivare? Ho una mezza idea. Per me si è messa in tasca i soldi del riscatto. È chiaro, per fare il colpo ha avuto bisogno di un complice. Lei doveva restare al capezzale del suo amato marito. Non mi ha sorpreso nemmeno un po' scoprire che nel periodo in cui lei ha lavorato al County General, il direttore amministrativo era l'efficiente signor Winters. Ma rimane il fatto che lei non ha la benché minima prova. Ah, è quello che ho pensato anch'io. E perciò mi sono preso la libertà di seguire il nostro signor Winters quando è uscito dall'ospedale oggi pomeriggio. Non serve che le dica dove è andato, vero? Adesso basta, si tolga dai piedi, dottor Burke. A meno che non abbia qualcosa di concreto per dimostrare le sue accuse. E allora, signora Richardson, perché non mi fa dare un'occhiata in giro? Magari qualche cosa la trovo. Naturalmente non ho nessun diritto di perquisire la sua casa. Se vuole impedirmelo può sempre chiamare la polizia. Allora, è soddisfatto? Ha fatto morire suo marito e ha ucciso Winters. E ora tocca a lei. Non comincia a seminare troppi cadaveri? Guardi che non ho niente da perdere. A parte la vita, forse. Non ha trovato strano il sapore del whisky? Non ci casco. Però ci pensi. Magari ce l'ho messo davvero il veleno nel whisky. E allora solo io potrei salvarla in tempo. Se butta la pistola sul letto, glielo dico. Aveva ragione. Sì, ho bleffato. Un bastardo. Che cosa vuole da me? I soldi, per cominciare. La metà per l'ospedale. E l'altra metà? Per me. Ah, sì? E come dovrei vivere io? Ma i morti non hanno bisogno di soldi. Per sua sfortuna ha colpito Winters proprio al cuore. Un lavoretto pulito, è vero, ma così ha firmato la sua condanna a morte. Perché a noi serve un cuore in perfette condizioni. E a questo punto, lei è l'unica donatrice che ho sotto mano. Non mi può uccidere. Ma devo farlo per poter salvare la vita di una ragazza. No, no, non la passerebbe liscia. Ah, sì, invece. Non è insolito che due ladri si ammazzino per il bottino. Le sue impronte sulla pistola daranno agli investigatori un quadro di quello che è successo e io poi fornirò alla polizia tutti gli altri particolari. Ma lei è un medico. Non può commettere un omicidio a sangue freddo. Un omicidio? Per me questo non è un omicidio. Mi riprendo semplicemente un cuore. L'intervento è riuscito perfettamente. Il primo trapianto di cuore eseguito nel nostro ospedale è stato un successo. Bene,
Adesso io e i miei bravi assistenti facciamo un giretto per l'ospedale. Vediamo se si trova un altro candidato per il miracolo. Torno a trovarti fra una decina di minuti. Va bene. Il dottor Wilson, per favore, nella stanza 59. Il dottor Wilson, nella stanza 59. Come ti senti? In colpa. Che cosa gli dico? Digli la verità. Che il tuo cuore non è più lo stesso. La prossima volta procureremo più musica ed effetti speciali e un'altra storia di accompagnamento. Buonasera.